la rincorsa alla produzione fine a se stessa. Dice Marx, il movimento del capitale è senza misura. Il capitale è senza misura. Ed è una citazione quasi alla lettera di un passaggio, di un'opera dell'antico Solone, niente poco di meno. Perché era stato Solone ad aver scritto il limite alcuno di ricchezza non c'è né si scorge per gli uomini. Appunto, il cattivo infinito è la segreta teleologia del capitale, la rincorsa illimitata alla produzione. C'è un passaggio molto bello che vale la pena di essere rapidamente letto, in cui Marx ben adombra l'illimitatezza come cifra del capitalismo. Tutto diventa vendibile o acquistabile. La circolazione diventa il grande alambicco sociale dove tutto affluisce per tornare a uscirne come cristallo di denaro. A questa alchimia non resistono neppure le ossa dei santi e meno ancora altre meno rozze res sacrosancte. Come nel denaro è cancellata ogni distinzione qualitativa delle merci, il denaro cancella per parte sua tutte le distinzioni. Ma anche il denaro è merce, una cosa esterna, che può diventare proprietà privata ad ognuno. Così la potenza sociale diventa potenza privata della persona privata. Perciò la società antica lo denuncia come moneta dissolvitrice del suo ordinamento economico e politico. La società moderna, che già dalla sua prima infanzia ha preso Plutone per i capelli e lo va traendo fuori dalle viscere della terra, saluta nell'aureo Graal la splendente incarnazione del suo principio di vita più proprio. Sappiamo bene che Marx tematizza la distinzione fra il mondo precapitalistico e quello capitalistico tramite due formule. M di M, il modo di produzione precapitalistico nelle sue diverse declinazioni, cioè merce, denaro, merce. Si produce per soddisfare bisogni umani. La merce ritorna a essere sempre di nuovo a disposizione degli uomini. Mondo precapitalistico. Mondo capitalistico di M di 1, a cui poi seguirà un di 2, un di 3. Cioè appunto l'obiettivo non è più il soddisfacimento di bisogni umani limitati, ma la crescita smisurata della produzione, l'arricchimento illimitato, il movimento senza fine dell'arricchimento. Anche qui risuona in sottofondo l'insegnamento di Aristotele, gli antichi greci. Nel primo libro del Capitale Aristotele figura fra gli autori più citati e più approvati da Marx. Non solo ad Aristotele rimanda la distinzione fra valore d'uso e valore di scambio, ma anche questa distinzione, racchiusa nelle due formule M di M e D M di 1, rimanda direttamente, sia pure in modo implicito, alla politica di Aristotele, dove Aristotele distingue fra una tecnica economica o economiche tecne, cioè appunto l'arte di produrre per soddisfare bisogni umani, e una crematistiche tecne, condannata da Aristotele, l'arte di generare ricchezza in maniera fine a se stessa, che Aristotele, con lui il pensiero greco, stigmatizza. Quindi questo è il capitalismo per Marx, il mondo in cui tutto diventa merce e in cui l'illimitatezza della produzione si autonomizza. Problema filosofico per eccellenza, problema che certo richiede il supporto della scienza economica, ma che appunto è un problema anzitutto filosofico. Marx non è un economista, non è un economista critico, non è un economista di sinistra, Marx è un critico dell'economia politica, un critico radicale dell'economia politica come forma espressiva ideologica del mondo a struttura capitalistica. E perché del resto nel Capitale si parte dalla merce, cioè dal concetto più complicato, più astruso? Althusser diceva saltiamo la parte sulla merce e passiamo a quelle successive. Già, ma in questo modo si perde di vista il principio, il fondamento dell'opera, perché la merce, secondo Marx, è la cellula della società capitalistica. Nella merce c'è la contraddizione strutturale delle società a morfologia capitalistica, la distinzione fra valore d'uso e valore di scambio, di cui il capitalismo non è altro che una estensione radicale, sempre più allargata, sempre più intensa. Per questo, appunto, la merce, in quanto ha a livello più astratto la contraddizione decisiva del capitalismo, costituisce il cominciamento dell'analisi di Marx, essendo peraltro il capitalismo in quanto tale una immane raccolta di merci, una produzione fine a se stessa delle merci. Appunto, potremmo dire, seguendo Marx, che il cominciamento dell'opera è la merce, perché il capitalismo stesso, così come si configura agli occhi di Marx, non è altro che una estensione sempre più estesa, appunto, sempre più intensa della forma merce. Tutto diventa merce nel capitalismo. La merce tende a imporsi come l'unico linguaggio
che le persone sono ancora in grado di parlare nel mondo in balia del capitalismo. La merce, appunto, è la cellula originaria di un organismo patologico in cui i morti dominano i vivi, come dicevo prima. Appunto, il modo in cui Marx studia il capitalismo nel Capitale, in Das Kapital, è appunto questo, studiare come la forma merce diventi sempre più intensa, sempre più estesa. Così appunto c'è lo studio sul passaggio dalla sussunzione formale alla sussunzione reale, quando cioè appunto il capitalismo, potremmo dire, ingloba sempre più in maniera radicale l'umanità all'interno del suo dispositivo di pensiero e di produzione. Ma poi anche i passaggi di Marx dedicati al passaggio dal plusvalore assoluto al plusvalore relativo rivelano una intensificazione del nesso capitalistico. La stessa scansione che Marx fa sul piano storico della genesi del capitalismo e della sua avventura nelle tre fasi della cooperazione semplice, della manifattura e della fabbrica rivelano appunto questo movimento di assolutizzazione del capitalismo in una forma che oggi è diventata, potremmo dire, spingendoci oltre Marx, monoteistica. Il capitale, la merce, diventa un nuovo monoteismo, il nuovo monoteismo, il monoteismo del libero mercato, potremmo dire. Cos'è allora la merce, seguendo Marx? Che cos'è la merce? Apparentemente è una cosa semplicissima. Se l'analizziamo dal punto di vista del valore d'uso, una merce serve a fare delle cose. Uso il tavolo per appoggiare i libri, uso il tavolo per mangiare e così via. Se però la considero dal punto di vista del valore dello scambio, la merce, ecco che succede qualcosa di particolarmente interessante, dice Marx. Vi leggo il rapido passaggio in cui Marx lo dice. Il tavolo si trasforma in una cosa sensibilmente sovrasensibile. Non solo sta coi piedi per terra, ma di fronte a tutte le altre merci si mette a testa in giù e sgomitola dalla sua testa di legno dei grilli molto più mirabili che se cominciasse spontaneamente a ballare. Appunto, feticizzazione. L'oggetto diventa il soggetto. L'oggetto si impone come vera realtà autonoma. Abbiamo la supremazia dell'oggetto sul soggetto. Questa è la modernità così come la configura Marx. L'opera di Marx è un tentativo di mostrare, come dicevo, il fatto che gli oggetti esistono come prodotti sociali ed è quindi un tentativo di defatalizzare l'esistente, mostrare appunto come quegli oggetti, in quanto prodotti dall'uomo, possono essere trasformati. L'undicesima tesi su Feuerbach è sempre sullo sfondo, non viene mai abbandonata da Marx. È l'idea appunto della prassi trasformatrice che può cambiare l'ordine delle cose. Appunto, la merce ci restituisce un quid pro quo, dice Marx. La merce è fantasmagoria, la merce è inganno sociale, perché ci restituisce, potremmo dire, una cosa quando in realtà è un rapporto sociale. La merce non è una cosa come si presenta, non è un soggetto autonomo, ma è una relazione sociale, è il prodotto di lavoro sociale umano. Questo non compare nelle merci. Questo è il grande inganno, il subdolo inganno della religione capitalistica, nascondere il lavoro umano, nascondere l'essere prodotto della merce stessa del lavoro umano. E questo dà luogo per Marx a quello che è il grande scandalo filosofico del capitalismo. La mercificazione integrale e quindi anche la mercificazione umana. L'essere l'uomo una forma merce scambiabile sul mercato. Marx parte dalla merce, passa poi a studiare quel tipo particolare di merce che è la forza lavoro liberamente venduta e scambiata sul mercato. Scandalo e follia dal punto di vista filosofico dell'alienazione, categoria ben presente anche nel Capitale, contrariamente a quanto una certa scuola ha sostenuto, perché appunto è uno scandalo e follia che l'essere umano, con le sue potenzialità ontologiche di ente naturale generico, di individuo potenzialmente onnilaterale, venga ridotto alla sola dimensione dello scambio di merci e di più trasformato esso stesso in una merce circolante sul mercato. Appunto, è proprio nella forma merce della forza lavoro che si nasconde, secondo Marx, l'arcano della fattura del plusvalore, come dice lui. Cioè appunto il fatto che il capitalismo si regge sulla valorizzazione del capitale stesso. Di per sé la merce non potrebbe produrre più valore di quanto ne incorpora, perché appunto lo scambio di una merce con un'altra di per sé non genera valore, dice Marx. Solo in forme antidiluviane del capitale, dice lui, questo si verifica. Ci vuole, cioè, dice Marx, una merce particolare che produca più valore di quanto non ne incorpori. E questo è appunto il segreto della forza lavoro umana. Appunto,
la merce umana, l'operaio, l'arbeiter, oggi forse è più opportuno tradurre arbeiter con lavoratore, essendo lo schiavo salariato, come lo descrive Marx, non solo l'operaio di fabbrica, ma più in generale il precario, chi lavora nei call centers, le nuove forme dell'esercito industriale di riserva degli schiavi del capitale. Appunto, il lavoratore produce più valore di quello che incorpora. Perché? Qual è il segreto? Il segreto è che in apparenza l'operaio viene pagato per tutte le ore di lavoro che svolge, ma in segreto viene pagato semplicemente per i costi di produzione necessari per mantenerlo in vita. Cioè viene pagato come ogni altra merce circolante sul mercato. Se tu lavori 12, io ti pago 6, perché non ti pago per il lavoro che svolgi, ma ti pago sulla base dei costi di produzione necessari a riprodurti in questo caso, cioè a mantenerti in vita come schiavo alle dipendenze del capitale, come pura merce che produce più valore di quanto non ne incorpori. Appunto abbiamo a che fare con un asservimento salariato, dice Marx, una forma di schiavitù salariata subdola che ottiene in forma puramente economica ciò che nelle precedenti forme storiche si otteneva con la razzia, con la rapina, con il furto degli esseri umani e così via. C'è una doppia apparenza, dice Marx. Lo schiavo antico sembra essere, potremmo dire, schiavo al 100%. L'operaio moderno sembra essere libero al 100%. Il primo non viene pagato per il lavoro che fa. Furto di plus lavoro a tutti gli effetti. Il secondo invece riceve una busta paga che sembra essere il pagamento giusto per il suo lavoro. In realtà, dice Marx, è una doppia parvenza. Lo schiavo antico viene pagato perché viene mantenuto in vita. Gli vengono dati i mezzi di sostentamento necessari a far sì che si riproduca come forza lavoro alle dipendenze del padrone. E lo schiavo moderno, l'operaio, la stessa cosa, giacché in busta paga non riceve altro che la forma argentata o cuprea, dice Marx, dei mezzi di sussistenza, che lo fanno mantenere in vita come schiavo del capitale. E quindi il processo paradossalmente capitalistico è autoreferenziale, pone da capo sempre di nuovo i suoi presupposti. Alla fine della produzione escono gli stessi soggetti che c'erano prima, operaio e capitalista, che vengono continuamente riprodotti. L'operaio continuamente riproduce il proprio asservimento. Marx, per spiegare questo, ricorre a un circolo, dice, un circolo vizioso. Com'è possibile che il capitalismo proceda in questo modo, se già non c'è un operaio e un capitalista? E allora l'ultimo capitolo del primo libro del Capitale, il 24esimo, ci spiega appunto, con l'accumulazione originaria, una via storica, ci spiega in via storica come si è potuto produrre questo. Appunto, dice Marx, non dobbiamo credere alle robinsonate dell'economia politica che presuppongono il capitalismo essere nato da un accordo fraterno e sincero fra due venditori, fra il capitalista e il lavoratore. Queste sono robinsonate che santificano solo i rapporti dominanti, che presuppongono la proprietà privata ma non la spiegano. Dice Marx, accumulazione originaria è il modo con cui spiegare il processo, come si è avviato il processo capitalistico. Perché appunto l'accumulazione originaria altro non è che il processo lento, terribile, scritto nel sangue degli annali dell'umanità. Il capitalismo viene al mondo grondante sangue da ogni poro, si dice nel Capitale, con cui l'umanità è stata divisa in due poli. La coatta disgiunzione dei lavoratori dai loro mezzi di produzione, dai mezzi comuni della produzione. Appunto c'è una espropriazione di chi un tempo aveva mezzi comuni di produzione, di chi aveva i mezzi, gli strumenti di lavoro, viene espropriato e costretto poi ad arruolarsi alle dipendenze di chi invece ha il polo opposto a quei mezzi di produzione. E così si avvia il processo. Sì. Processo che naturalmente Marx legge in una chiave, ancora una volta, hegeliana, perché il rapporto servo-signore della fenomenologia dello spirito è, potremmo dire, l'orizzonte di senso in cui Marx innesta questa moderna lotta fra proletari e capitalisti, essendo appunto il servo, lo sfruttato, l'operaio, il lavoratore, colui che gradualmente in questo processo acquista coscienza di sé, della propria posizione, del proprio ruolo, laddove invece il capitalista, facendo lavorare e non lavorando, non ha un rapporto diretto con il lavoro e con la cosa, ha un rapporto mediato dal servo. Si spiega così appunto il fatto che per Marx il proletariato non sia un oggetto degno di essere elogiato in quanto tale, secondo i codici di certo operaismo italiano. Il proletariato è semmai il particolare che rende possibile l'accesso all'universale, è l'algoritmo che traduce il particolare nell'universale dell'emancipazione umana, giacché il proletariato, lottando per il proprio
superamento, per la propria emancipazione, per il superamento del capitalismo, lotta in pari tempo per l'emancipazione del